Signore e signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come tradizione del canale, presentiamo la nuova run che faremo su Twitch, quindi interamente in live e poi ricaricheremo qua su YouTube. Partiremo con un obiettivo che ci siamo dati, parlando un po' anche con voi con la chat, con il gruppo Discord principalmente. Si era stato chiesto di partire da un monoprovincia e l'idea è andata su Teodoro. Teodoro che parte, monoprovincia, indipendente, in una situazione molto molto delicata, perché ha Polonia e Lituania a nord, Moscovia e le Orde, Ottomania a sud, comunque il Medio Oriente, che è sempre territorio di grandi conquiste, a est e a ovest, beh, non c'è un bel niente, perché c'è comunque territorio di Ottomani, Polonia, Ungheria, eccetera. Quindi, bene o male, siamo circondati un po' da rompiscatole. Di fianco abbiamo anche un pezzetto di impero, dato dai possedimenti oltremare di Genova. E quindi vedremo, come sempre, qua andiamo a vedere un po' gli obiettivi, anche se ce n'è solo uno di achievement, però la strategia iniziale, e studieremo un attimino come farlo. Intanto, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale qualora voleste seguire questa partita e venire a trovarci anche su Twitch, dove la giocheremo interamente in live con i vostri consigli. Quindi facciamo intanto partire modalità Iron Man come sempre. Ovviamente ha fatto un paio di prove per vedere un attimino come funziona, anche perché l'ortodossia non l'ho mai giocata, quindi è la prima partita con un paese ortodosso e vedremo un attimino come funziona. Abbiamo, come abbiamo detto, sempre solita età delle scoperte, con un po' di rompiscatole in giro. Siamo ortodossi, quindi abbiamo un meno 10% al costo della stabilità, più 1 tolleranza verso la vera fede, e abbiamo la funzione dell'autonomia, autorità patriarcale, col quale potremo mettere, diciamo, delle icone e dei bonus. L'autorità patriarcale può essere aumentata consacrando i metropoliti negli stati, e possiamo commissionare icone religiose. Danno bonus per 20 anni. Il governo è una monarchia classica, quindi come tutte le altre monarchie che abbiamo già utilizzato, religione ortodossia, che è una parte, una branca del cattolicesimo. Iniziamo qua in mezzo, vediamo la cosa più importante, questa pareva. Ottomani che ci odiano, con un bel sultano militarista, perfetto, questa è proprio la cosa migliore che ci potesse capitare, come sempre. Quindi vorrà già nelle nostre terre, immagino, vediamo un po'. Bravissimo, ottimo, perfetto. Iniziamo già molto male, vediamo la Moscovia che invece è neutrale, neutrale va bene. Più o meno, perché un obiettivo sarà ottenere l'alleanza con la Moscovia. Ci proveremo. Vediamo intanto, a proposito, magari con un matrimonio. Matrimonio è più di Spurka, quanto è distante. Ok, sì, dobbiamo aspettare che rompa qualche relazione. Comunque, in ogni caso, oggi non giocheremo, ma vediamo solo quali sono i nostri obiettivi. Il nostro achievement, cosa più importante, è quello di partire Teodoro. Non essere un vassallo liberato, cultura gotica, e avere tutte le province, tutte le terre di cultura germanica. Sono molte, sono tante dentro l'impero, cioè tutte dentro l'impero, tanta aggressive expansion, tante coalizioni, quindi dovremmo studiarci un attimino. Ci sono due strategie. La prima, che è quella che vorrei sfruttare io, è quella di ingrossarci prima qua, che è quella più difficile, ma quella che ritengo più realistica. La seconda, che mi sembra quasi un piccolo cheat, è quella di partire subito su la Frisia orientale, che non fa parte dell'impero, come NOCB, prendere questa provincia qui e da qui poi iniziare a espandersi qua nell'impero. Onestamente non mi piace tantissimo, quindi proveremo, se ci riusciamo, a sfruttare la strategia principale, quindi quella di ingrossare Teodoro il più possibile e poi da lì muoverci verso altri lidi. I problemi principali saranno Ottomani, Moscovia, che dovremo allearci il prima possibile, Polonia e Lituania, che saranno un bel po' rompiscatole, e
e ovviamente la Crimea, che sappiamo che potrebbe diventare alleata o marca degli ottomani, in questo caso sarebbe un grosso problema. Le orde un pochino, non troppo forse, perché principalmente abbiamo la Crimea di mezzo che comunque rompe le scatole, vedremo. E poi una volta invece iniziate a trasferire di qua, ci sarà tutto l'impero che romperà le scatole. Quindi, strategia più o meno è quella. Abbiamo visto che ci sono queste icone da poter selezionare, che ci danno un bonus per 20 anni con 10 di autorità patriarcale, ci danno dei bonus molto interessanti. Velocità, recupero riserve più 10% e disciplina più 5%. San Michele, cercheremo di utilizzarlo durante le guerre. La Madonna Eleusa, o Eleusa con malcontento meno 3, costo per la dura repressione meno 25%, questo onestamente mi interessa molto meno. L'icona del Cristo Pantocratore con 10% costo di costruzioni, 10% costo di sviluppo, questo è molto utile soprattutto quando andremo a fare a spawnare le istituzioni, perché qua non ce ne arriverà neanche mezza. Miglioramento a relazioni più 25%, espansione aggressiva meno 10, icona di San Nicola. Attualmente secondo me non ci servirà, perché qua secondo me l'espansione sarà molto ridotta, però più avanti, soprattutto quando arriveremo in territorio germanico, sarà molto utile. E l'icona di San Giovanni Climaco, con costo per adottare un'istituzione meno 20%, che è tanto, e diffusione di istituzioni più 25%, questo anche potrà essere molto molto utile. Quindi direi, venite a iscrivervi su Twitch, dove giocheremo anche con i vostri consigli, e nel mentre si attenderà l'inizio. Quando inizierà ancora non lo so, ancora non lo so, perché attualmente stiamo giocando la multi e quindi ci ruba un pochettino di tempo, giustamente. Vedremo, non appena avrò tempo riuscirò a iniziarla, poi verrà ricaricata anche qua su YouTube ovviamente, però secondo me queste sono più belle, giocarle in live con i vostri consigli, proprio per quello preferisco giocarla su Twitch. Quindi veniteci a trovare, grazie e alla prossima.